Ciao ragazzi, qui è Marchettino e oggi vi voglio raccontare del perché non è un brutto acquisto comprare una 500 Abarth usata agli attuali valori di mercato. Ragazzi, scommetto che un po' queste bombe mani in rilascio vi erano mancate. La Bartina è tornata sul canale. Beh, era un po' che mancava sul canale, ma ciò non significa che la macchina se ne sta ferma in garage. Tutt'altro. La uso regolarmente, sempre col sorriso stampato sulla faccia. E adesso siamo a quota 146.000 km, più o meno tutti così. Oggi ho voluto fare questo video perché, spulciando sul mercato dell'usato, ho potuto constatare che la 500 Abarth è un'auto che, tutto sommato, mantiene molto bene il suo prezzo. Facendo un giro a livello europeo ho potuto notare che partono da circa 7.500 euro a salire, il che non è male se pensate le sue rivali di quegli anni come la Swift Sport, la Cooper S, la Fiesta ST, partono praticamente all'incirca un terzo quello delle Abarth, stiamo parlando di più o meno 2.500-3.000 euro. Quindi la mia domanda, ha senso acquistare agli attuali valori di mercato una 500 Abarth usata? Mi sembrerò di parte, però vi dico sì, e adesso nel corso del video vi spiego perché. È una macchina che è in commercio dal 2008. Dal 2008 a oggi sostanzialmente non è cambiato tanto. Non vi sto disincentivando a comprarne una nuova, sia chiaro. Però vi voglio spiegare che comprarla usata a questi prezzi è un acquisto molto furbo. Perché, beh, se io ho la mia Abarth da tutti questi anni, la mia è un usato del 2009, comprata nel 2010 con circa 23.000 km, e da allora gli ho fatto di tutto e di più per quanto riguarda modifiche e personalizzazione. Quindi se si compra una macchina piuttosto vecchiotta come la mia, con poche modifiche si può renderla piuttosto pepata e divertente, soprattutto al passo delle Abarth attualmente in commercio. Attualmente la 500 Abarth viene di listino circa 20.000 euro, e se si vuole il modello top di gamma full optional, questa cifra tende quasi a raddoppiare. Quindi potete capire che non costa poco, però come vi ho detto, dal 2008 a oggi non è cambiato tanto, eppure continua a vendere tanto la 500 Abarth, il che è una cosa alquanto bizzarra, perché tutti i costruttori si fanno tanta competizione tra loro, investendo, cercando sempre di aggiornare i propri modelli. Invece qui, lo dico onestamente, la 500 Abarth è rimasta più o meno sempre la stessa, eppure continua a fare grossi volumi di vendita. Basti pensare che Abarth ha chiuso il 2018 con un più 36% di vendite rispetto all'anno passato. È un modello molto trendy che continua a piacere, a vendere tanto, specialmente all'estero. E il fatto che continua a vendere tanto, essere un prodotto molto apprezzato dal mercato, è una cosa molto positiva quando arriva il giorno che vi stufate di questa macchina e volete venderla, perché significa che potete rivenderla molto velocemente, minimizzando anche le perdite. Per tutti coloro che amano fare modifiche e personalizzare la propria macchina, io consiglio di puntare ad un modello piuttosto vecchiotto, non solo perché risparmierete bei soldi, ma soprattutto perché le prime Abarth montavano un motore 1.4 turbo 4. Col passare del tempo poi Abarth ha fatto aggiornamenti Euro 5 e motore Euro 6. Euro 4 si presta molto bene alle modifiche, è un motore piuttosto collaudato, affidabile, e essendo un Euro 4 è meno strozzata delle più recenti Euro 5 e Euro 6. E credetemi che al volante ve ne accorgete la differenza. Di non avere lo stesso brio e potenza che sviluppa la mia. Quindi a maggior ragione, se
volessi vendere la mia Abarth per comprarne un'altra, certamente comprerei un'altra Euro 4. E poi il fattore positivo di comprare un Euro 4 vecchiotta come la mia, che è nata con 135 cavalli, è il fattore manutenzione, perché diciamocelo tutto, una piccola utilitaria pepata non ha costi esorbitanti di manutenzione. La mia, che è una 135 cavalli di bollo, paga all'incirca 255 euro all'anno più l'assicurazione. A livello tagliandi, beh, non è così esosa. Il motore è piccolino, tiene all'incirca 3 litri e mezzo 4 di olio motore, non ha una manutenzione piuttosto dispendiosa. Abarth consiglia tagliandi sulla mia ogni 30.000 km, io li faccio ogni 10-15.000. È un'auto che dopo tutti questi anni onestamente non mi stufa a guidarla. E per quanto riguarda le personalizzazioni e modifiche, nel mondo Abarth c'è veramente di tutto e di più. Trovare due Abarth uguali, beh, è una cosa che trovo alquanto difficile. Esistono autecce migliori di questa, eppure io non riesco a trovare una sostituta dell'Abarth che mi riesce a divertire e entusiasmare quanto questa. È un'auto che mette sempre allegria, non solo chi la guida, ma ho notato che anche i passanti tendono sempre a girarsi a guardarla con un sorriso. Un po' meno il mio vicinato, dal momento che ho uno scarico che fa tutto sto bordello. Ok, lo so, io come scarico tendo sempre a farmi sfuggire un po' la situazione di mano, però devo dire che questo piccolo 1400, già con uno scarico un po' più civilizzato come Record Monza o il Bombardone, che sono tutti scarichi ufficiali Abarth, questo motore tende a fare un sound molto grintoso e cupo senza esagerare come ho fatto io. È un'auto che seppure ha un paio di difetti non da poco, come ad esempio il della banda, un cambio che tende spesso ad impuntarsi e una posizione di guida degna quella di un Ducato Daily, nella guida sportiva tutto sommato è piuttosto brillante ed entusiasmante. Invece se volete puntare ad un modello di ultima generazione, consiglio molto importante, compratela con il differenziale autobloccante meccanico, che è un optional da 1900 euro. Purtroppo era un optional non disponibile quando era in commercio la serie della mia Abarth. Su questa abbiamo il TTC, che è un dispositivo che simula un differenziale autobloccante elettronico, che ahimè il risultato è molto lontano da quello che può offrire un vero autobloccante meccanico. La cosa buona nel comprare un Abarth vecchia come la mia è che con un paio di modifiche si può renderla esteticamente parlando fresca e aggiornata come l'ultima serie, come ad esempio montando i nuovi fari posteriori, che a me piacciono veramente tanto. Sto considerando quella modifica, il nuovo paraurti anteriore e posteriore, che quelli lì a me fanno un po' meno impazzire. Però onestamente sto considerando un nuovo wrap e l'aggiornamento dei nuovi fari posteriori. Voi che cosa ne pensate? Qui sopra c'è la domanda, rispondete sì o no. Consigli per gli acquisti. Poiché trovare 500 Abarth usate, completamente originali, è una cosa pressoché impossibile, e soprattutto guidate da persone con il piede leggero, un mio consiglio è, se volete comprarne una, assicuratevi di farle fare un bel controllo a livello meccanico in officina. Difetti degni di nota su questa macchina? Onestamente no, la meccanica è piuttosto robusta e ben collaudata. Certo, se andate a comprare esemplari usati, specialmente modificati, io farei fare una bella controllata alla frizione, così come controllare bene il livello di manutenzione che è stato eseguito nel corso del tempo. A mio avviso compratela con i sedili in stoffa e non con gli interni in pelle, perché la pelle utilizzata nel tempo tende a rovinarsi un poco. Io ero partito con l'idea di comprare la mia Abarth con gli interni in pelle, ma non trovandola ho optato per gli interni in stoffa e sono molto contento, perché a quest'ora probabilmente gli interni li avrei dovuti rifare tutti. Qualitativamente parlando, gli interni sono molto
molto buoni. E questa macchina, per avere tutti questi anni, tutti questi chilometri, beh, devo dire che le plastiche sono ancora tutte rigide e ben conservate. Non posso dire lo stesso di quei pochi elementi in pelle che ci sono qui nell'interno. Da qui il mio consiglio di comprarla con gli interni in stoffa. Per il resto sono dell'idea che la 500 Abarth reincarna il concetto di poca spesa, tanta resa. Certo, rispetto ad alcune sue rivali dell'epoca costa di più, però al tempo stesso ha come pregio la facile rivendibilità e la maggior tenuta del prezzo. Perfetta, però è l'hot hatch che giorno, dopo tanti anni, oltre 100.000 chilometri, mi entusiasma come se fosse il primo giorno che la posseggo. Ragazzi, se è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto, e come sempre, grazie per la visione. Ciao!